prova a gestire su YouTube. Chi adesione al circolo Libera Gricignano scaturisce da 10 anni di battaglia portata avanti dal sottoscritto per far sì che Gricignano diventi un paese vivibile, diventi un paese libero, libero da chi per 30 anni ha calpestato gli interessi dei gricignanesi, ha distrutto il territorio. La questione del cooperativo, oppure per precisare meglio, alla vendita della nuda proprietà dove sono state costruite le famose o famigerate cooperative, che a quanto ne so dovevano essere cooperative per l'edilizia convenzionata e agevolata, che dovevano ospitare ex militari o militari. Infatti, se si va a guardare un poco la convenzione che è stata fatta, è stata stipulata nell'ultima amministrazione Moretti, quella è un'edilizia RCM, cioè era un'edilizia da destinare a militari o ex militari. Non sappiamo che cosa hanno combinato, ma su questo argomento interverrà sicuramente la magistratura per dirimere i dubbi, per vedere un po' se sono stati fatti degli abusi. Ma a me interessa più il fatto politico che il fatto, diciamo così, penale, perché non sono né un magistrato e quindi questa cosa qua non mi interessa tanto. Veniamo al punto di vista politico. In termini non sospetti, il sottoscritto come consigliere di opposizione disse no alla vendita della nuda proprietà, perché a fronte dell'argomento portato in consiglio comunale dall'ex assessore al bilancio, il quale giustificò la vendita della nuda proprietà perché il comune era in dissesto finanziario. A quel punto io intervenne in consiglio comunale per esprimere il mio parere sfavorevole alla vendita, perché dissi che per un piatto di minestra non si poteva vendere il tesoro di famiglia. Perché da quella vendita l'assessore al bilancio prospettava l'introito di circa 23 milioni di euro, quindi per 1 milione di euro vendevamo una proprietà che ne valeva 23 milioni, e anche perché Gricignano, anzi il popolo di Gricignano, per tutte le perdite che aveva subito dal punto di vista sociale, ambientale, all'impatto ambientale che aveva avuto per la costruzione delle famigerate cooperative, che cosa si trovava? Nemmeno la proprietà di quelle abitazioni che avevano costruito. Quindi mi opposi e votai in modo sfavorevole alla vendita della nuda proprietà. Mentre invece coloro che facevano parte della maggioranza, che poi passarono in minoranza, e coloro che facevano parte della minoranza, che poi passarono in maggioranza, senza batter ciglio, votarono in modo favorevole. Per quanto riguarda quello dell'opposizione che passarono in maggioranza, su quale progetto, su quale idea dissero sì alla vendita della nuda proprietà? Che cosa? Come giustificano nei confronti del popolo questo loro atteggiamento? Un atteggiamento che secondo me è nocivo per il popolo di Gricignano. E quando abbiamo fatto i comizi, proposte politiche che hanno fatto ridere gli ex amministratori che adesso sono stati sciolti, sfortuna loro per l'invitazione camorristica, proposte che sono state riprese dagli attuali amministratori provinciali che stanno portando avanti, proposte fatte dall'opposizione nel 2000 e nel 2001, quindi quando ci ridevano alle spalle per queste proposte, adesso dovrebbero fare un po' l'esame di coscienza, perché il dottor Verdi a quell'epoca è stato definito pazzo, quindi pazzo non era, ma diceva la verità e faceva proposte che loro non sono in grado, e non furono né in grado e non sono in grado nemmeno di capire, perché altrimenti non avrebbero gestito il comune, l'avrebbero amministrato. Qual era? Le proposte erano innanzitutto la tutela del territorio, visto che Gricignano da 30 anni a questa parte è stato annientato da chi ha gestito il comune, che io faccio sempre la distinzione tra gestione e amministrazione, che l'amministrazione è un fatto politico, la gestione può essere un fatto personale. Qual era le proposte della tutela del territorio?
Voglio portarlo come esempio. Io quando sono stato candidato alla provincia e come capolista al comune di Crisignano proposi insieme agli altri amici che erano candidati insieme a me per la in questa lista che si chiamava allora Alternativa per Crisignano. Volevamo sottrarre alla speculazione sia edilizia che industriale, perché quello poi in realtà è stato il territorio, è stato sfruttato e c'è stata una speculazione infame sul territorio, di costituire una cooperativa di giovani per la coltivazione, biologica per quanto riguarda il territorio di Crisignano. Siamo stati risi e derisi per questa proposta. L'altra proposta da me portata avanti, visto che Crisignano faceva parte dell'Unione dei Comuni Adellani, era di sfruttare la presenza sul territorio del Casale di Teverolaccio, dove il Casale di Teverolaccio, che è un monumento storico che non appartiene solo a Succivo, ma appartiene a tutti i paesi che fanno parte dell'Ager Adellano. Quindi era quello di fare in modo che una cooperativa o di giovani o di anziani, come è stato fatto poi, prendesse in custodia, in gestione, sia il casale che il territorio prospiciente del casale stesso. Quindi coltivate i territori intorno al casale in modo come si coltivavano tanto tempo fa, quindi coltivando i prodotti antichi, cucinandoli in modo antico e fare una convenzione con le scuole dell'agro adellano, in modo che i ragazzi, quando durante il periodo estivo vanno in gita per i vari paesi d'Italia e forse volte anche all'estero, venissero portati nel casale di Teverolaccio per poter vedere come si coltivava, cosa si coltivava, come si cucinava e cosa si mangiava magari 100 anni fa, 200 anni fa. Questa proposta fatta da me in consiglio comunale fu derisa e come se l'avesse fatto un pazzo del manicomio di Aversa. Invece alla provincia di Caserta, dove vi è un assessore il quale penso che guarda la cosa pubblica non come un fatto da gestire ma come un fatto da governare, ha portato avanti questa proposta e lo ringrazio per questo fatto. Veniamo, dopo tutto questo commento, veniamo del perché mi sono iscritto e ho aderito al circolo Libera Crisignano, perché intravedo in questo circolo, in questa unione di persone di buona volontà, la proposta, l'intento di portare a Crisignano una ventata nuova, fare in modo che Crisignano venga governata e non gestita e venga governata in modo distinto e distante da come è stata governata da 30 anni a questa parte. E colgo l'occasione prima di terminare per fare un appello ai giovani, agli anziani, ai padri di famiglia, alle donne e agli amici, i quali non possono sottrarsi dicendo io so da fare, perché riprendo una frase di Ezra Pound, il quale diceva: chi non è disposto a correre qualche rischio con le proprie idee, o non vale niente lui o non valgono le proprie idee. Io dico un'altra cosa: chi non è disposto a spendere un po' del proprio tempo per il proprio paese non è un buon cittadino. Comunque ringrazio coloro i quali mi hanno accettato in questo circolo e ringrazio tutti coloro i quali verranno a iscriversi in questo circolo per fare in modo che insieme possiamo cambiare, se ci riusciamo, le cose a Crisignano. Che se il popolo riesce a recepire il nostro messaggio e ci vota, noi andremo sul comune a governare, vedremo se il popolo ci appoggia, siamo qua, se ci boccia ce ne andremo a casa. Grazie.